posizioni per aprire la stanza segreta che è là sopra, come abbiamo fatto noi, sono queste. Questa verrà chiamata la numero 3. Poi faccio vedere, quella è la numero 4. Allora, dovete vedere uno spuntone come quello che sto mirando, che è praticamente verdognolo più o meno biancastro, e sotto ci sono ovviamente altre spike, come le volete chiamare, spuntoni. In questo caso quella è la numero 4 perché ha 4 spuntoni grigi. Non bisogna calcolare quello della lampada, questo ne ha 3. Questa che vedete qua sopra, e che ora non riesco a farvi vedere bene quanti spuntoni ha, ne ha 6. Questa è quella numero 6, ricordatevelo bene. Servono 6 persone per aprire quella segreta. Abbiamo qua sopra la numero 2. La numero 2, ovviamente per arrivarci dovrete usare le vostre supercaricate, il Bones of the House, se li avete, o comunque tutto quello che vi può aiutare per arrivare più velocemente possibile senza cadere là sopra. Ovviamente utilizzate pure il glitch della spada sui muri curvi, che vi farà fare un salto in più. Ok, lì invece abbiamo la numero 5, come vedete 1, 2, 3, 4, 5 spuntoni neri più la lampada. E poi l'ultimo, ops, sbagliato, di qua. E poi l'ultimo, che è quello singolo da solo, che è la numero 1. Ok, bitches, una volta che sarete tutti sulle vostre posizioni, sulle vostre spike, spuntoni, come Grizzly. Grizzly, fai vedere come si illumina quando ti avvicini. Dovrete fare come sta facendo Grizzly, ma con questo ordine che ora vi dirò, che è 1, 6, 5, 2, 4, 3. Quindi dovrete andare sulla numero 1, che è questa, poi su quella con 6 spuntoni che si trova là dietro, e così via. Dovrete fare tutte, poi la 5 che si trova qui e così via. Se non funziona dovrete usare un'altra sequenza, che è questa, ed è 4, 1, 6, 5, 2, 3. Una volta fatto questo vedrete che lo stantuffo, questi stantuffi enormi che vi spingono, ce ne sarà uno in più che funzionerà, che all'inizio è disattivato, che è quello lì a cui sto sparando, che si trova proprio nella zona di spawn, cioè dove iniziate a fare i salti. Vi faccio vedere ora come poter arrivare alla zona dove poter saltare e andare a sbloccare il percorso per arrivare nella stanza segreta. Dovete usare ovviamente la spada, esotica o non, non cambia niente, dare un colpo sul muro e poi fare un saltello, solo quello normale, e poi ridare un altro colpo, fino a che non arriverete in alto e potrete saltare finalmente su questa sorta di tubo. Ovviamente non fate come sto facendo io, non mettetevi nella parte più alta, ma dovrete stare più in basso possibile, in modo che così non vi dia zona limitata e possiate prepararvi per fare il salto. Guardate in questo caso Hydraz dove si mette sul tubo per non avere la zona limitata, e guardate il suo metodo per arrivare dall'altra parte. Fa un saltello, un altro salto con controllo migliorato in area, attiva la super, dà qualche lamata e a un certo punto scende in modo che si resetti la zona limitata e il timer, rifà un altro salto grazie a Bones of the House e continua con la spada. Una volta arrivato nella stanza segreta abiliterà il passaggio a tutti, farà spawnare le rocce. Bene, ora che siete arrivati nella stanza segreta avrete un manufatto e delle sorte di reattori, o comunque di proiettori che sparano aria, in questo caso pare, dove voi vi basterà posizionarvi sopra per saltare e arrivare sulla statua dove piazzare il manufatto. Ogni volta che piazzate un manufatto una runa si illuminerà, e una volta che tutte e 6 le rune si saranno illuminate avrete un buff per un po' di tempo che funziona solo all'interno della stanza, chiamato sovraccarico. Non so come funziona, non so cosa bisogna fare, non so specialmente a che cosa serve questa cosa, a cosa sbloccherà. Se uscite dalla stanza con il manufatto non succede niente, il manufatto ve lo fa tenere in mano. Se uscite quando avete il buff sovraccarico vi finisce il buff, ma se rientrate ve lo ridarà. Non so come funziona, se saprete o scoprirete come funziona fatecelo sapere. Ovviamente un saluto qui da Grizzlyberg, Power, Hydraz e tutto il Feral Blood Clan. Quindi ci sentiamo, bitches, spero vi possa aiutare questo video. Let's go!